Grazie Presidente. Chiaramente il nostro voto è favorevole, però ne devo approfittare per chiarire alcuni aspetti. Allora, prima di tutto, qui sono state dette anche delle inesattezze che mi dispiaccio perché diciamo un po' le opposizioni lato centrosinistra si riempiono la bocca quando dicono che alcuni temi sono trasversali, poi invece fanno in modo proprio di entrare in contrasto tra di noi, perché ho sentito dire ad esempio dalla consigliera Celli che la commissione capitolina lavori pubblici è stata fatta perché richiesta dai cittadini. Assolutamente no, è stata fatta perché abbiamo sentito noi il dovere di dar voce a quei cittadini, perché abbiamo capito che c'era un problema su quel territorio. Quindi l'abbiamo fatta spontaneamente perché doveva essere fatta e lo rifaremmo 200.000 volte. Poi io vi ricordo che, lo voglio dire in modo anche molto forte, che questa mozione è frutto di un lavoro anche con il municipio, con i consiglieri municipali, con l'assessore, con il presidente, perché abbiamo voluto portare la loro voce anche qui, e non è chiaramente in senso di contrario alla nostra giunta e alla nostra sindaca, anzi l'abbiamo fatto in sintonia con loro, proprio perché, come dire, come diceva anche il consigliere Di Priano, proprio per spronare, e c'è anche il lato economico che per noi è importantissimo. Ricordo che questa mozione è datata 10 maggio, quindi è chiaro che nel frattempo con solerzia, in condivisione, assessorato e uffici sono andati avanti. E vorrei anche ricordare un'altra cosa in questa sede. Mai fatti interventi su quel tratto del fosso, mai fatta pulizia, come già anticipato, come già detto dall'ingegner Pacciani e dall'assessora Gatta, competenti sono Cibitar e frontisti di quella parte del fosso dell'Osa. Questo significa che il Dipartimento Simu ben volentieri si è comunque preso l'onere di dover pulire il fosso, perché se no non si capiva che tipo di intervento fare. E questo è importante, perché noi non è che agiamo così alla brigata Brancaleone, bisognava pulire dalle sterpaglie e, ripeto, non sono mai state fatte pulizie del fosso né tantomeno delle indagini sul ponte stesso. Inoltre mi ancora sento parlare della mozione, dell'ordine del giorno che abbiamo votato certamente all'unanimità l'altra volta in Consiglio, per quanto riguarda l'urgenza delle realizzazioni di alcuni lavori. Ricordo che la materia sugli appalti è molto particolare, molto difficile, soprattutto per chi non è del settore, quindi bisogna anche saperla interpretare tramite anche la giurisprudenza, e questo sicuramente il ponte sul Fosso dell'Osa non rientra per casistica in quelle previste dal codice degli appalti per lavori d'urgenza, al quale rinvio i colleghi delle opposizioni o a chi vuole approfondire di andare a comprarsi anche un Bignami, se vuole posso dare il nome delle biblioteche che lo vendono. Grazie.